benvenuti in questo nuovo squad building. Oggi faremo questo squad building con la Roma. Ovviamente l'obiettivo è quello di vincere lo scudetto e di andare sempre più avanti in Europa League, almeno credo, la Roma in Europa League. Allora, questa è la squadra. Io direi che c'è tanta ma tanta gente da mettere in vendita, quindi direi di iniziare. Allora, Paolo Lopez lo teniamo, Olsen lo richiamiamo e lo vendiamo. No, ho messo Mirante in vendita, quindi no, Olsen lo vendiamo. Fuzzato, boh, Fuzzato dipende. Kolarov lo teniamo, Mancini, Smalling sono in prestito, Juan Jesus si vende, Fazio si vende, Ibanez è in prestito, Setin si vende, Miranda si vende, Santon idem. Li chiamiamo Capocchia, Sdorp. E dov'è finito? Vabbè, andiamo avanti. Lui si vende, Bruno Peres si vende, Zappa Costa in prestito, Cardo Stop si vende. Richiamiamo anche il buon Florenzi. Andiamo avanti. Diawara si vende, Cristante no, Cristante no, ok. Zonzi lo richiamiamo e lo Veretout si tiene. Diawara abbiamo detto si vende, Kluivert si vende, Zonzi si vende, Gonalon, dove è finito Gonalon che non lo vedo, si vende. Mamma mia, comunque quanti bidoni che c'ha la Roma. Però ti lo teniamo Spinazzola, anzi no, vendiamo Perotti e ci teniamo Spinazzola. Li teniamo, vabbè, questi qua sono giovani quindi li teniamo. Pastore non è giovane, si vende, Zaniolo lo tengo, Pellegrini anche, Under lo tengo, Carles Perez è in prestito, Mkhitaryan lo tengo, Kalinic è in prestito, Dzeko vorrei venderlo, De Vrij lo richiamiamo, come richiamiamo anche Schick. Questa gente in vendita. Ovviamente l'obiettivo è quello di vendere più gente possibile per fare una squadra competente in modo da poter vincere lo scudetto. Avevamo 66 milioni, ne abbiamo spesi 3 ovviamente. Per il richiamo dei nostri giocatori dal prestito, avanziamo un po' per vedere se ci arrivano delle offerte, sperando che ci arrivano delle offerte buone, ma soprattutto delle offerte molto ma molto importanti e gustose. Quindi siamo arrivati all'8 luglio, vediamo un po', 9 mail. Questo per la Gazzetta. Ok, già ci sono un paio di offerte. Come potete ben vedere, ho già preso qualche nome per la lista. Avete visto la Gazzetta. Poi c'è. Accettiamo quella del Wolfsburg che ci dà di più. 9 giocatori. No, non rompete il cazzo, per favore. Allora, c'è parecchio da fare. Mi sto guardando intorno. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Intorno, siamo d'accordo, ok. Bene, bene, bene. Allora, prima io direi di vendere a sto punto, visto che c'è poco da fare. Andiamo avanti. Dobbiamo andare avanti sperando che la Gazzetta non lo comprano. Se no siamo fottuti. Offerta per Patrick Schick, per Florenzi e un altro. Ah, Gonalon sta ancora trattando. Schick si può chiedere, si possono chiedere cifre importanti, quindi andiamo a trattare immediatamente. Anche se io devo dire la verità, vorrei cambiare il modulo. Vedete quanto è bello il nostro Zorro Fonseca. 30 milioni per Schick. Lontanissimi. Leva sta clausola di merda. 30. Ma volevo chiedere fino a 28, eh. Florenzi fino a 26. Ma Florenzi non lo so, Florenzi sinceramente lo terrei. Sincero. Non lo so. Ci metto qualche. Vabbè, ci rifletto un po', poi ci penso, perché sinceramente non me la sento di venderlo, perché comunque c'è Santon a destra, e mettendolo
possono avanzare eventuali soldi per non comprare anche il terzino destro. Non lo so, non lo so, è tutto un po' complicato. Avanziamo normalmente, così mi chiede che cosa non l'abbiamo passato proprio. 2 milioni, andiamo avanti. Ci arrivano 5 mail con non venduto per svenduto. Juan Jesus, ve lo portate in braccio. Zaniolo non si tocca. E alla fine ho deciso di Florenzi di rifiutare l'offerta. Anche se potrei pentirmene, però me ne frega. Avanziamo un altro po'. Interesse per la Gazzetta, ulteriormente. Un'altra offerta per Zaniolo. Ci chiudiamo, ovviamente, la squadra di merda. Va bene. Andiamo avanti. Prestito di Spinazzola si rifiuta. Avanziamo, Juan Jesus svenduto, offerte non ne arrivano e niente, siamo arrivati praticamente a fine luglio che non abbiamo ricevuto quasi nulla come offerta. Chic, 25 milioni e ve lo butto appresso, sincero. Cinque, 17, niente, dai Lampard, mamma mia, fate tircio per favore, i soldi ci servono, e niente, 19-1, ah, ultima offerta, 23, dai, aspetta, ok, 23, non accettato, benissimo, Schick venduto, stiamo per vendere a 23 milioni, a 23 flappi flappi. Siamo fino al 24, non si dà mai. Che è successo? Offerta per Fazio. Fazio posso venderlo anche alla cieca, quindi non mi interessa. Non lo so, sincero, non stanno arrivando offerte, quindi cioè stanno arrivando, qualcuno arriva, però non lo so, sincero. Non so come muovermi, ecco. Più di altro, Schick venduto, offerta per calcio, troppo che si può andare via anche ad occhi chiusi. Comunque la Roma ha un sacco di giocatori, sulla carta hanno un gran potenziale, però fanno schifo, cioè questo è il problema. Ok, offerta per Dzeko, possiamo dire fino il Manchester City ti vuole indietro il suo carissimo Dzeko, io lo accompagno se mi dai 30 milioni, 30 flappi flappi, vieni, eccolo qua, Peppino Guardiola. Fammi sognare, Pep. 30, sì. Ottimo. Dzeko venduto per 30 milioni. Nel mentre che vendiamo il buon Dzeko, io direi di intervenire subito sul mercato provando a prendere la Gazzetta che è andato all'Inter. Ottimo. Va bene, va bene. Ho le mani legate perché non so chi prendere. Allora no, prima di tutto una cosa, cambiamo il modulo, che il modulo così non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Allora, il modulo che si può scegliere può essere benissimo, penso un 4, un 4-3-3, un bel 4-3-3 offensivo, sì dai ci sta. Zaniolo, vedi tu, Pellegrini. Vabbè, Zaniolo possiamo anche arretrarlo, mettere Pellegrini CC. Allora, diciamo, i punti da rafforzare Mancini sicuramente. Il centrocampo non vorrei togliere Zaniolo, però non lo so, sincero. E beh, poi c'è da rifare la punta e l'esterno, detto anche alla sinistra. I soldi ce li abbiamo, quindi dovrebbero arrivare altri 30 flappi flappi aga milioni da Dzeko. Vediamo un po' che cazzo ci propongono qua. Ah, nessuno di interessante. Ma vabbè. Va bene, niente di interessante. Quindi io proverei a puntare su ad andare a botta sicura, fa niente che è vecchio, tanto è solo una.
una stagione da fare con Terry su Cavani che è andato alla Juve, benissimo. E abbiamo venduto un bel po' di gente, abbiamo accumulato 150 milioni. Questi sono i giocatori che io ho selezionato e già lui non va bene. Ottimo. Quindi io direi di partire dalle retrovie puntando su Matip. Per Matip hanno detto che hanno bisogno di un po' di tempo. A sto punto passerei per la sinistra. Ok, abbiamo preso Asensio per 35 milioni. E ora devo scegliere un attaccante da buttare, quindi penso di averlo già scelto il nome. Eccolo qua, arriva e niente. Eccolo qua. Benzema anche se fa l'attivo, non fa niente. Niente, lo prendiamo lo stesso. Ma che costa ovviamente più di Aubameyang, che pareva. Che cazzo. Avanziamo perché non so chi cazzo pigliare. Pellegrini e Matip offerta inaccettabile. Allora, Matip mi serve, quindi passiamo. Ok, abbiamo pigliato Matip, l'abbiamo pigliato a 34,6. Si vede che Klopp sui 36 non ci voleva assolutamente scendere. Cornuto. Ci facciamo il contratto. Anni, vanno bene. Clausola, mega clausola rescissoria. Vanno bene. Un'offerta equa. Ok, abbiamo avviato Matip a 34 milioni e 6. Gli abbiamo fatto anche il contrattino. È arrivata un'offerta per Pellegrini che rifiutiamo. Ottimo. Il problema rimane sempre lo stesso, la punta. Chi cazzo prendiamo come punta? Bella domanda, non lo so proprio chi pigliare come punta, sincero. Cioè, in realtà ci sarebbe pure Kolarov da cambiare, che già ha fatto meno uno, che palle. Non lo so, sincero. Cioè, sinceramente potevo anche tenermi cieco a sto punto. Ok, ho deciso di provare a fare il colpaccio prendendo Lautaro Martinez, anche se so che non lo prenderemo. Quindi Lautaro Martinez accetta, ottimo. Al massimo potrei prendere un centrocampista, ma non saprei, sinceramente non saprei. La squadra più o meno è questa. A sto punto provo ad avanzare un po' per vedere se arriva qualche offertina.
Così almeno proviamo a fare a reaccumulare qualche altro milione, dove va a cambiare il terzino sinistro, altrimenti non sapevo dove migliorare. Ok, abbiamo venduto qualcuno, abbiamo raccimolato 70 milioni, abbiamo venduto anche Kolarov, quindi io direi di buttarci direttamente su un esperto terzino, non fa niente che decrescerà, ma sicuramente più forte del grandissimo Kolarov. E non lo trovo. Com'è possibile che non lo trovo? Sarebbe sportivo. No. Eccolo qua. 84. Già decresce. Niente. Diamo un occhio. Allora, abbiamo venduto un sacco di gente, possiamo vendere ora il grandissimo Marcelo. Abbiamo pigliato Marcelito, quindi penso che la squadra penso sia completa a sto punto, anche perché non pretendo che la Roma vinca per forza lo scudetto, quindi penso che va bene così. Mi va bene anche un piazzamento tipo secondo posto, terzo posto, basta che si riesca a classificare in Champions. Io direi che possiamo simulare, ci vediamo una volta che è finita la simulazione. Anzi, l'ultima ce l'abbiamo contro la Juve. Allora ragazzi, siamo arrivati al 25 maggio, come vedete non c'è nulla, nessuna Europa League, nessuna di Coppa Italia, siamo usciti contro l'Arsenal, lo andiamo a vedere. Abbiamo una, abbiamo perso 1-0, poi abbiamo battuto anche il Besiktas per 3-1 e 3-0, poi abbiamo perso contro noi siamo quindi che schifo, in quanto tutti due vedono i nostri sono 19 gol Martinez, 15 vuol dire niente, Martinez 87 in un anno, che coglioni. È cresciuto ancora Marcello, è cresciuto Simone, no, sono dire Paolo Lopez, anche Mati è andato poco, visti che la mano Marcello non è partito, ha pure Fuzzato, ha giocato, okay. Marcello l'ha giocato tutte, Matic, Smalling, Setin, Mancini, niente, guarda qua, guarda che casino, no, ma hanno, praticamente hanno giocato quasi tutti, Setin pure ha giocato, non capisco però, vabbè. Mancini anche, vedi che hanno trovato abbastanza spazio, hanno trovato spazio pure i Bane, vabbè, trovato spazio anche distante, Diavara, Veretù, anche Diavara ha trovato spazio, Spinazzola ha trovato largo spazio, Villar, Riccardi pure, Pastore anche, Pastore che non siamo riusciti a vendere, cosa mi puzza. Zaniolo non ha giocato praticamente nulla e niente. Pellegrini ha giocato tanto. Pure Carles Perez, niente. Kalinic, tre gol e niente. Martinez ha fatto 50 presenze, 20 gol e niente. Diciamo che non lo so, cioè sinceramente è stata una bella delusione, la verità. Non è tutto la Juve forse. E infatti sono fatto 75 gol e subito 42, minchia, ma manco la sesta ha subito più gol di noi, mamma mia. E niente, dovevo cambiare un po', ma dovevo cambiare un po' il carter, vabbè, un po' niente.